Io sono, diciamo, attivo nell'ambito artistico, in particolare musica. Io trovo, ad esempio, quanto quello sia un mezzo incredibilmente potente per trasmettere un certo tipo di messaggio che è anche politico e anche per creare in qualche modo un senso di, forse di comunità, magari nuova. La mia domanda è, tu credi, ad esempio, un ambito come può essere quello puramente artistico, culturale, può effettivamente avere una... far rumore, mettiamolo in questi termini. Non ho nessun commento da fare, è sicuro che anche una Non è questione a poi. livello culturale è importantissima, anche perché è una cosa che immediatamente viene comunicata al pubblico, quindi è una cosa che immediatamente si propaga, ma certo, non c'è nessun dubbio su questo Forse per tu volevi dire se può sostituire la lettura dei testi di Marx. No, ma non credo, nel senso che in realtà no, Gira, non gira era. sta roba che sta. Era proprio legato al fatto di come io, ad esempio, ho trovato in certi contesti artisticamente vitali nell'ambito appunto musicale, eccetera, ho sempre molto ritrovato quell'idea di una comunità per possibilità di conoscere delle persone che condividono, ad esempio, anche solo degli ideali. Ma in generale ho sempre trovato proprio come in quell'ambito là si riesca sempre a creare una unità che è pazzesca. Cioè, ad esempio, con i miei compagni di corso in esterno era una roba molto banale, ci incontravamo un tot di volte, sempre molto variabili in base agli impegni di ognuno, ascoltavamo insieme della musica, che ognuno portava un qualcosa e si stava semplicemente in ascolto. E si creava questa situazione in cui proprio c'era questa unità nello scambiarsi opinioni su quello che si sentiva, eccetera. Quindi era più una domanda basata su questo. Ascoltare musica per evitare i testi di Marx non mi permetterei mai neanche di dire una cosa del genere. Franco, hai una passione per il canto. Io sono stonatissimo. Allora, no, ho trovato un video su YouTube in cui, allora, avevo dedotto che tu stesso fossi un cantante. Hai No, organizzato un incontro ah, nel tuo paese, ma recentemente, no? Nel tuo paese di origine, nel vedi che Trevigiano, non è hai portato un assolutamente. coro borgognone di cui pensavo facessi parte. No, allora. No, no, ancora una volta un discorso sul sociale, non sul canto. È una cosa semplicissima, ho messo in comunicazione un coro che è stato costruito nel mio paese di eccellente qualità con due cori francesi della zona dove abito. Sono venuti, hanno cantato insieme, è stata una festa, dopodiché i Burbignoni sono venuti a Segusino e c'è stata un'altra festa. Beh, è una cosa di mettere insieme la gente, no, no, io Non canti. non canto, è meglio così.